Cari amici, ben incontrati, buon venerdì 12 gennaio, venerdì della prima settimana del tempo ordinario. Invochiamo il dono dello Spirito con queste parole. Vieni Spirito Santo, vieni e visita i cuori dei tuoi fedeli. Anch'io possa accogliere Gesù che parla con autorità. Anch'io possa ricevere la sua parola di perdono, che purifica e dà gioia. Anch'io possa essere risanato e guarito da Lui per mettermi volentieri a servizio dei fratelli. Vieni, Santo Spirito. Leggeremo 12 versetti del capitolo 2 del Vangelo di Marco, un racconto molto bello, molto interessante, nuovo per certi versi, che suscita grande stupore e meraviglia nella gente che vi assiste. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella sotto gli occhi di tutti e se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». In realtà è proprio così. Non avevano visto mai nulla di simile. Il fatto visibile era la guarigione del paralitico. Il fatto invisibile era la guarigione dai peccati dello stesso paralitico. E Gesù compie il miracolo nel visibile perché si creda che lui può sanare ciò che non si vede e che pure è presente nell'uomo, e che è il peccato, questa realtà interiore talvolta nascosta agli altri. È un brano dove si afferma il potere di Gesù. Gesù manifesta nella sua attività apostolica il potere di liberare dalla malattia, anche dalla morte e anche, soprattutto, dal peccato. È il liberatore dell'uomo, dai suoi mali fisici,
psichici e spirituali, mali che impediscono la pienezza della vita che Dio Creatore vuole nell'uomo. Per questo Gesù è il Salvatore, è il Liberatore dai mali fisici, psichici e spirituali. È bello che questo miracolo di Gesù, la doppia liberazione dal male fisico e dal male spirituale, avviene in forza della fede di quattro persone. Quelle quattro persone erano convinte che se fossero riuscite a portare il paralitico davanti a Gesù, Gesù avrebbe compiuto il miracolo. Erano mosse da fede e Gesù vede questo. Difatti l'Evangelista constata vista la loro fede. Una fede che si rende visibile attraverso un gesto, un'azione, un movimento coordinato, addirittura scoperchiare il tetto per calare dall'alto il paralitico. Il Vangelo ci dice anche che si intravedono le prime opposizioni nei confronti di Gesù, che da adesso in avanti si manifesteranno sempre più. Soprattutto l'autorità religiosa, gli scribi e i farisei hanno qualcosa da ridire, soprattutto sul suo potere di liberare dai peccati. È vero, solo Dio, dicono loro, può liberare dai peccati. E Gesù non contraddice questa espressione, solo dimostra che in lui opera la potenza di Dio. Dio ha dato al Figlio il potere di liberare dai peccati. Un testo molto bello che ci richiama a questo. Gesù è il vero liberatore, è il Salvatore non solo di tutti gli uomini, ma di tutto l'uomo. Libera da ciò che nell'uomo impedisce la pienezza della vita. Il male fisico, il male psichico, il male spirituale. Soprattutto arroga a sé il diritto, in quanto figlio di Dio, di liberare dal peccato. Questo Vangelo a me dice questo. Siccome questo potere di liberare dal peccato Gesù l'ha lasciato alla sua Chiesa, in quanto ministro di questa Chiesa, anch'io lo esercito. Devo rinnovare il mio impegno a vivere bene, con la pienezza delle misericordie, il sacramento della riconciliazione e del perdono. I fratelli nella fede hanno bisogno del perdono di Dio che si manifesta anche nel sacramento della Chiesa e di questo sono fatto strumento. Vivere bene nel segno dell'accoglienza e della misericordia, il sacramento del perdono, risanare i cuori, ridare ad essi la pace che viene da Dio. Ci salutiamo e ci benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.